Ho scelto dei pomodorini ciliegino e ho deciso di grigliarli. Si tratta di una preparazione davvero molto veloce e semplice perché consiste nel lavare molto bene i pomodorini, tagliarli esattamente a metà e poi cuocerli appunto su una comunissima piastra. Tutti ne possediamo una, l'importante è farla scaldare bene. Il più delle volte chiaramente le piastre sono antiaderenti, quindi non dobbiamo fare altro. Oppure se desiderate potete bagnarla con un po' di olio e poi asciugarla. Andiamo a posizionare i nostri pomodorini uno accanto all'altro con la parte interna rivolta prima verso il basso. Cuociamo così per pochi minuti, poi li andiamo a girare e proseguiamo la cottura ancora per qualche minuto. Dovranno giusto un po' asciugarsi, abbrustolirsi e saranno quasi subito pronti. Mentre i pomodorini cuociono, ci occupiamo di preparare un'emulsione molto semplice ma profumata utilizzando olio di oliva a cui aggiungiamo un pizzico di sale. Qualche scaglietta di peperoncino piccante, ma solo se lo gradite, un bel po' di origano fresco e uno o due spicchi di aglio, se gradite, a pezzettoni interi, se preferite poi eliminarlo magari nel piatto, oppure tritato molto finemente se invece vi piace proprio mangiarlo. Una bella mescolata e l'emulsione è pronta. Quando i pomodorini saranno cotti, potremo disporli su un piatto e irrorarli con questo condimento. Come vedete, questo contorno è davvero semplice e può essere gustato insieme a delle bruschette, a dei crostini di pane oppure davvero semplicemente così insieme alla carne o al pesce. Quindi ottimo piatto sia come contorno ma anche volendo come antipasto. Se invece avete un po' più di tempo per stare in cucina, potete utilizzare la stessa tipologia di pomodorini per fare una ricetta molto più forse famosa. I pomodorini confit, questa volta cotti in forno per lungo tempo a bassa temperatura, dovranno risultare caramellati e dolcissimi. Anche questo un contorno davvero delizioso, solo un po' più lungo. E qui la cottura ha bisogno di attenzione perché gioca un ruolo fondamentale. Dovrà essere una cottura molto lenta, soprattutto a bassa temperatura. Quindi forno statico a 140 gradi, non di più. I pomodorini dovranno cuocere almeno 2 ore. Scegliete voi, fateci sapere qual è la vostra ricetta preferita. Noi vi aspettiamo sulle nostre pagine, sui gruppi per leggere i vostri commenti, ma anche sui siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.